Va ora in onda Amore Azzurro. Il programma è offerto dalla pasticceria Mignone, in piazza Cavour 145, Napoli. Mignone rende più dolce la vita. Zampa Viaggi, l'impronta dei tuoi viaggi. Zampa Viaggi è a Napoli, in Viale Farnese 25. Zampaviaggi@gmail.com. Palazzo Rosenthal, hotel e ricevimenti a tre case. E per concludere il pranzo c'è bisogno di un buon dolce per deliziare i nostri ospiti. Allora vieni con me, conosco il posto giusto. Pasticceria Mignone. Trovi un vasto assortimento di pasticceria mignon tradizionale e tanti dolci innovativi. Pasticceria Mignone, per dolci classici napoletani, pastiere, babà, sfogliatelle e anche dolci di ricorrenza, quali panettoni e colombe. Mignone è anche cioccolateria artigianale e trovi oltre 50 diversi tipi di torrone. Pasticceria Mignone, piazza Cavour 145, Napoli. Telefono 081 29 30 74. Pasticceria Mignon. Ops, Mignone. Sei in cerca di un soggiorno relax? Vuoi visitare le più belle capitali europee? Vuoi organizzare il tuo viaggio di nozze? Zampa Viaggi. Organizziamo la tua vacanza, il tuo viaggio nei minimi dettagli, con offerte e sconti eccezionali. Zampa Viaggi è anche viaggi di fede, liste regalo e nozze, e ancora biglietteria per teatro, concerti ed eventi sportivi. Zampa Viaggi è a Napoli, in Viale Farnese 25. Telefono 081 188 60 945. Per info zampaviaggi@gmail.com oppure visita la nostra pagina Facebook. Zampa Viaggi, l'impronta dei tuoi viaggi. Le emozioni più belle sono quelle che non hai ancora vissuto. Il piacere di organizzare la tua festa, immaginando la gioia degli invitati in un luogo che sa toglierti il fiato con la sua eleganza, il suo panorama, il suo stile unico. Per rendere speciale la tua cerimonia, hai mille cose da scegliere, ma una sola certezza: Palazzo Rosenthal. Inizia a sognare. A tre case e su www.palazzorosenthal.com. 081 537 0531. Parte Balotelli! Mertens stringe, poi cerca dentro Hamsik, che palla! Hamsik, porta vuota! Hamsik! Parte velocissimo LPV di Higuain, in area di rigore, rimontato Higuain! Higuain! Ancora lui! Un mostro! Callejon in posizione regolare, Callejon! Eccolo il pokerissimo del Napoli! Eccola l'altra doppietta, José María Callejon! Radio Amore, in collaborazione con amoreazzurro.it, presenta Amore Azzurro. Interviste, servizi e notizie sul nostro grande Napoli con Lello Delgro, Claudio Zelli e la partecipazione straordinaria di Giorgio Micheletti. Ebbene, bene, buonasera a tutti quanti voi all'ascolto di Radio Amore, i migliori anni. Buonasera a tutti da Lello Delgro e da Amore Azzurro, un programma che parla del Napoli, del nostro amore per i colori azzurri, quelli del Napoli chiaramente, che va in onda ogni mercoledì pomeriggio e ogni sabato mattina. Veniamo subito a parlare di quello che è stato l'ultimo impegno del Napoli. Abbiamo vinto contro l'Atalanta, una partita abbastanza semplice sulla carta, ma che poi alla fine è diventata un attimino più difficile nel momento in cui, unico tiro in porta, l'Atalanta è riuscita a mettere il pallone nel sacco. Insomma, comunque è una partita che il Napoli ha dominato in lungo e in largo, insomma. E chiaramente le voglie del Napoli di voler arrivare a questo secondo fatidico, importantissimo secondo posto, sicuramente erano superiori rispetto all'Atalanta, insomma, che doveva giocare giusto per la gloria, non avendo più nulla da chiedere a questo campionato. È ritornato alla grande il Pipita, è ritornato con due gol, avrebbe potuto segnarne anche di più, insomma, però due vanno bene come vanno, insomma. La cosa purtroppo che ci rattrista e ci preoccupa è questa vittoria all'ultimo minuto della Roma, ancora una volta targata Totti, che prima ha pareggiato, poi fatto parte anche dell'azione che ha portato poi alla vittoria della Roma contro il Genoa in quel di Genoa. Insomma, sarà un testa a testa sicuramente fino alla fine di questo campionato, che oramai è arrivato, ci siamo.
ci sono ancora due partite, domenica il Napoli gioca contro il Torino e poi il Napoli giocherà contro il Frosinone qui in casa. Abbiamo qualcuno in diretta? Ancora no, perfetto, riproviamo per cortesia, non ci fermiamo, altrimenti insomma la trasmissione non può cominciare, ecco, senza che vi mettete ad ascoltare, importante. E allora continuiamo a parlare di questa, di quella che è stata questa vittoria, una vittoria che se vogliamo il Napoli doveva a tutti i costi portare. Quello che preoccupa sono sempre queste reti che il Napoli sta subendo negli ultimi tempi, negli ultimi minuti. È successo con la Roma, è successo con l'Atalanta, insomma, e sono quei segnali probabilmente di un momento forse di esaurimento da parte della squadra, ecco, probabilmente la squadra è un attimino così esausta, è arrivata al termine di quella che è la sua voglia, la forza di poter andare avanti in questo campionato. Oggi dobbiamo chiaramente, oltre a parlare del Napoli, oltre che parlare di tutto quello che sta succedendo insomma nel campionato italiano, dobbiamo parlare anche della favola dell'Ester, questa favola che Ranieri è riuscito a portare a termine, una favola cominciata così dal nulla e che piano piano, mattone su mattone, Ranieri è riuscito a costruire una squadra che effettivamente ha fatto un miracolo che sicuramente resterà negli annali del calcio internazionale, perché insomma la squadra è una delle squadre, probabilmente la squadra che ha il minor ricavo nella Premier League, solo 41 milioni di sterline la sua rosa, che adesso è triplicata rispetto a quei grandi club quale il Manchester United, il City, il Chelsea, l'Arsenal e chi più ne ha più ne metta. E allora ci siamo finalmente. Io devo fare una tirata d'orecchie perché insomma a quest'ora lui sa che non deve assolutamente muoversi da vicino al telefono, invece come al solito ci fa penare. Buonasera Giorgio Micheletti. All'anima, buonasera. Buonasera, buonanotte. Buonanotte. A momenti terminava il programma. Pensa che mi sono addirittura fermato per te. Grazie. Tanto non ti rubo tanto, insomma sono già le 17:10, ecco, che bello quell'orologino piccolissimo, mi fa proprio tanto piacere che non vedo nulla. Vabbè. No, ce l'ho con la regia. Senti, allora veniamo alle cose, parlavo poco fa chiaramente del nostro campionato, però prima di cominciare questa trasmissione parlando del nostro, del Napoli in particolare, diciamo parliamo anche un attimo di questo Leicester che finalmente è riuscito a portare a termine questo miracolo, se così lo vogliamo chiamare. Guarda, mi è piaciuto tantissimo, Lello, la dichiarazione di oggi di Ranieri. Ci vorranno altri 100 anni prima di poter vedere un nuovo Leicester, perché questa è la dimostrazione della consapevolezza A, della portata dell'evento, B, della sua impossibilità al riaccadimento. È come quando in Italia vinse lo scudetto il Verona, uguale, preciso identico, perché sono quelle favole che capitano, ma secondo me non devono essere, ora sarò poco poetico e spoetizzante, ma non devono essere, possono essere enfatizzate sul momento per l'aspetto emozionale, ma se vuoi fare il critico, come dovremmo fare tutti quanti, è la dimostrazione dell'incapacità degli altri, perché è impensabile che un Leicester, salvato l'anno scorso per il rotto della cuffia, nato in pizzeria, basta squadre come il City, lo United, il Chelsea, Liverpool. Non è illogico. Sì. Capita una volta ogni tanto, che bello, ma io fossi nella Premiership mi preoccuperei. Ma per quale motivo ti preoccupi? Fammi capire. Perché per lo stesso motivo per cui si preoccupava lo Tito l'anno scorso? Ma esatto, perché se vince una squadra come il Leicester vuol dire che quelli forti, quelli che mi fanno appeal, quelli che storicamente sono dei top, hanno fatto flop. E se fanno flop loro, tutto il movimento fa flop. Ma dobbiamo dire che effettivamente quest'anno i grandi club inglesi sono venuti meno, non solo in Inghilterra, ma chi anche... Chi c'è in finale di Champions? No, ma infatti, è quello che stavo dicendo, sia in Premier, ma anche nelle coppe europee, non hanno fatto bella figura, insomma, si sono tenuti all'altezza delle italiane. E aggiungo, siccome so già che qualcuno potrebbe dire sì, ma l'Atletico Madrid, guardate che l'Atletico Madrid non è assolutamente una squadra, un pellegrino
Innanzitutto, come proprietà, purché discussa, ha il fondo Doyen che è straricco, non ricco, straricco. Poi è gestito in un certo modo e poi rientra nella concezione della gestione dei club calcistici, diciamo 3.0, perché d'ora in poi sempre più da quelle parti d'Europa e del mondo ci sarà, c'è l'abitudine di fondo di investimento proprietario di cartellini, di contratti di allenatori e di squadre. So che non è bello, lo so che non è bello, ma ragazzi, se vogliamo che il carrozzone stia su, bisogna che apriamo a chi c'ha i dindi. Berlusconi sta per vendere CD, Poir vuole altri occhi a mandorla. Ragazzi, se i soldi, lo Stato cinese ha sdoganato i suoi tenutari di denari, perché nel 2024 vogliono organizzare il mondiale. Da qui ad allora vengono in Italia per studiare, ovviamente investendo. Beh, certo, sicuramente. Senti, veniamo invece a quelle che sono le cose del terreno di gioco. Del De Laurenti, se arriva un cinese e gli offre 300 milioni, non gli dà il Napoli? Ho i miei dubbi, perché, per la verità, però insomma bisognerebbe vedere insomma quali sono poi gli effettivi pensieri di De Laurentiis, che cosa lui vuole fare di questa squadra, di questo Napoli. E proprio di questo volevo parlarti, questo Napoli che quest'anno deve assolutamente in queste ultime due partite arrivare ad un secondo posto e con questo secondo posto cominciare a costruire, allargare una rosa e cercare soprattutto di confermare una rosa così compatta come quella del Napoli di quest'anno. È chiaro che il calendario del Napoli non ce l'ho presente, chi c'è? Insomma, abbiamo il Torino domenica e poi c'è a Torino e poi il Frosinone qui in casa l'ultima, mentre invece la Roma riceve il Chievo e poi va a giocare l'ultima a Milano contro il Milan. Secondo guarda, te Inverto i livelli di difficoltà, nel senso, sono due partite a difficoltà incrociate. La difficoltà che può incontrare il Napoli andando a Torino domenica è la stessa, direi decisamente inferiore, quindi molto di più a Roma, che andare a giocare con il Milan, perché il Milan in quell'occasione sarà in lotta con il Sassuolo per approdare al sesto posto, che vuol dire comunque Europa, al di là di come vada la Coppa Italia. E il Milan è decisamente un avversario più difficile del Torino, quindi se dovessi fare delle percentuali di probabilità ora di secondo posto, metto 65 Napoli, 35 Roma, però in cuor mio credo che siano molto di più. Ma io me lo auguro, però devo dirti la verità, la partita di domenica so che non sarà facile, perché il Toro, il cuore granata è sempre lì, insomma sarà l'ultima partita in casa, butteranno nel terreno di gioco tutte le loro residue energie, anche perché oggi ricorderanno anche la tragedia di Superga, 67 anni da quel tragico evento in cui morì il grande Torino, tutti i calciatori, lo staff, le persone dell'equipaggio, insomma. E probabilmente vorranno anche onorare questa cosa, quindi probabilmente la trasferta con il Torino non è così semplice come poteva esserlo, che ne so, qualche settimana fa, secondo me. Ma è sicuramente meno difficile della trasferta della Roma a Milano, questo è poco ma sicuro. Senti, è difficile ma meno di quella della Roma. Senti, ti voglio chiedere un'altra cosa a proposito di questa Juve, quinto scudetto consecutivo, record su record, però voglio chiederti, ma che cosa si può fare per fermare questa Juventus? Insomma, quello non è possibile, per cui che cosa devono fare per contrastare questo strapotere bianconero? Devi sperare che l'anno prossimo si facciano tutti intrippare dalla Champions. Devi sperare che l'età si faccia sentire sul pacchetto difensivo. Devi sperare che ci siano degli scomboglioni di spogliatoio, devi sperare che ci siano degli infortuni, oppure devi sperare che i nuovi innesti che ti dovrebbero dare qualche cosa di più, questo qualcosa di più non te lo diano, oppure ancora devi sperare che ci siano dei pazzi che tentino Marotta con delle offerte oscene contemporaneamente per Pogba e Morata, e che loro, dopo averli venduti, non vadano a prendere una filza di giocatori tipo Cavani, James Rodriguez e quella gente lì, perché allora ne vendono due forti ma ne pigliano quattro straforti. Senti,
questo Napoli che gioca bene, ma che sta subendo gol negli ultimi minuti. È successo a Roma, è successo lunedì sera. Prego? Sì, sì, anche lunedì sera dicevo. Secondo me è un problema di tipo fisico. Secondo me è un pochino scarico fisicamente il Napoli. E mi ricollego a quello che tu avevi detto qualche istante fa. Secondo posto per poi allargare la rosa, per poi far aumentare la qualità della rosa. Tutto giusto, tutto corretto, lo condivido. Metto già ora però un quesito sull'allargamento della rosa che riguarda Sarri. Sarri non è abituato mentalmente e per struttura a lavorare, non vuole lavorare con tanti giocatori. Quindi è vero che un allargamento di rosa è obbligatorio, soprattutto perché farai la Champions. Ma bisogna sperare che Sarri faccia questo salto mentale, abbandoni le sue abitudini di spremitura olive dei soliti e capisca che bisogna fare un po' più di rotazioni. Ma questo sicuramente, quest'anno se vogliamo la rosa vera e propria del Napoli è stata, insomma, i calciatori che hanno giocato un po' più degli altri sono stati 14 calciatori, se vogliamo. Non si può fare una stagione così. No, assolutamente no, ma io credo che per fare una stagione almeno di Champions i veri titolari devono essere almeno 18. Ma ecco, tu hai usato un termine perfetto, i titolari devono essere 18, ma lo deve sapere anche lui, deve sapere che, faccio dei nomi, fuori Allan entra Illan, che è più o meno uguale, sì, che lo deve avere. Sì. E nel momento in cui li ha, lui deve mollare la sua testa di usare sempre i soliti. Ma se vogliamo... Prima la società glieli deve dare. Sì. Nel momento in cui la società gliela ha dati, lui deve sforzarsi di usarli. Ma io devo essere onesto, se vogliamo... lui i cambi, quelli certi, li ha sempre fatti. Se vogliamo, Mertens è sempre entrato al posto di Insigne quando Insigne è venuto meno. Qualche volta Strinic ha sostituito Goulam, qualche altra volta Gabbiadini, forse quasi mai, è entrato al posto di Higuain. Però è chiaro che togli Allan e metti Lopez, la differenza c'è. Insomma, togli Amisic, non hai un qualcuno che possa... Ma togli Insigne e metti Mertens, sono due giocatori molto, per me, molto uguali. E siccome tutti e due si considerano titolari, alla fine hai finito per spremere tutte e due per motivi diversi. Uno perché ha giocato di più di quell'altro, poco più di quell'altro, e l'altro perché quando non giocava si intristiva. Allora tu devi, secondo me, riuscire ad allestire una rosa dove sia abbastanza chiaro che sono tutti titolari, ma qualcuno più titolare. Capisco. Senti, io ti volevo chiedere un'ultima cosa prima di lasciarti e provare a vedere se abbiamo oggi il piacere e l'onore di parlare anche con Fabrizio per qualche minuto. Credo che abbia un quintale di sonno arretrato, quindi credo che dorma anche oggi. E allora lasciamo perdere. Se tu mi dici questo, allora continuiamo. Ha avuto un weekend e un lunedì particolarmente ricco di... Siamo a mercoledì, sta ancora recuperando? Sai, l'età anche per lui avanza. Poi quando vai in overdose di sì, lavoro... Sì, va bene, mi rendo conto. Senti, ritorniamo un attimo allora a quello che è il valzer di questi nomi che si stanno facendo in questi giorni. Tutti questi, mi fai capire il Napoli veramente, secondo te, di cosa ha bisogno? Di quanti e di cosa? Non dico i nomi, chiaramente, ma dove ha bisogno realmente il Napoli di trovare? Diamo per scontato che resti Higuain? Ma io, se arriviamo al secondo posto diretto, sono quasi certo, a meno che, come è già stato detto, arriva un pazzo con 94 milioni, perché De Laurentiis non fa sconti, insomma. E sarebbe giustissimo venderlo se arriva un pazzo. Certo. C'è la possibilità di fare belle cose con quei soldi. Porca miseria. Certo. Allora, dando per scontato che resti Higuain, c'è bisogno di una punta che non sia Gabbiadini. Perché se la prima formazione del Napoli gioca con uno come Higuain, e quindi il gioco è impostato su uno come Higuain, hai bisogno di avere una punta, una riserva di Higuain come Higuain, cioè non uguale a Higuain, ma che abbia la stessa tipologia di gioco. E Manolo Gabbiadini non ce l'ha. Non ci sono punte nel Napoli che abbiano queste caratteristiche. Primo acquisto. Secondo acquisto, hai bisogno di due centrocampisti
di pari valore o superiori ad Allan e Jorginho, e non ce li hai. Hai bisogno di una controfigura di Amsic, e non ce li hai. Hai bisogno di due cursori, dico due cursori perché ne metto una a destra e una a sinistra, e di un difensore centrale, per cui siamo arrivati a 7. E di un portiere di riserva, o di un portiere. Ma il portiere sicuramente ritornerà a sé per qui alla base, quindi insomma... Ah, avessi detto... Beh, insomma, voglio dire, certamente Sportiello non viene qui a fare la riserva di Reina, questo è certo. Secondo me sbaglia, perché comunque sia per un giovane, se venisse a fare la riserva di Pepe Reina, farebbe la riserva di un grandissimo giocatore, farebbe la Champions in una grande squadra. Guardi, Sportiello viene dall'Atalanta, mia dalla Real Madrid, eh. Sì, è vero, però Sportiello è ambizioso, lo ha detto a chiare lettere. È ambizioso, chi se ne frega, prima? No, mi veniva una battutaccia, ma non, perché non è radiofonica. No! Non la voglio fare, perché mi fa venire in mente una barzelletta. No, una vabbè, ma mi rendo conto, però devi pure capire che è un calciatore che ha fatto... Ambizioso Sportiello, Lello. È corretto che lo dica, ma non può essere così con i paraocchi da non capire che passare dall'Atalanta al Napoli, anche a fare il secondo, rappresenta una crescita esagerata. Solo chi è troppo presuntuoso, vedi Neto, non capisce le occasioni che gli vengono date nel mondo del calcio. Ma questo probabilmente è anche vero, però io posso anche mettermi Sportiello dal Napoli, ma ci vengo di corsa, faccio il secondo Arena, ma ci vengo di corsa, perché so, nell'ottica di quella rotazione di cui parlavamo, che la Coppa Italia, ad esempio, è mia. Ma sicuramente, voglio dire, anche quest'anno... Anche perché Reina ha dimostrato che non gliela fa sempre, un po' di muscolini, un po' di schienetta, qualche cosa. E io sono lì, sono nel Napoli che fa la Champions, sono nel Napoli di Higuain, sono nel Napoli di Reina, sono nel Napoli di Amsic, non sono nel fermo assenti di... Oh, cavolo. No, questo è vero. Beh, insomma, tu parli addirittura di 7 acquisti. Io... Se io voglio fare una rosa... importante, che mi permetta in Italia di avvicinarmi il più possibile o al massimo delle mie forze verso la Juventus, secondo me devo fare questi acquisti. Senti, tu che diciamo hai anche le tue brave notizie di mercato, per ciò che riguarda il Napoli hai saputo qualcosa, si muove qualcosa, bolle qualcosa? Per ora niente, nella maniera più assoluta, perché anche il comunicato di De Laurentiis, che ha sollecitato dall'uscita di Televideo, se non si arriva secondi Sarri va via, è un comunicato che non dice nulla, nel senso che con Sarri si è incominciato un lungo cammino, lo stanno dicendo tutti, lo dicono anche della Valle con Sosa, che probabilmente andrà via venerdì, quindi i dirigenti non sono depositari del verbo, ma in questo momento tutte le bocce sono ferme, per le panchine, per i giocatori, perché è un effetto domino. Nel momento in cui Gianni De Biasi si siederà sulla panchina della nazionale italiana, partirà tutto il valzer a scendere. Prandelli dovrebbe andare a Roma sulla sponda Lazio, al posto di Simone Inzaghi, eccetera, eccetera. Tu credi che sarà De Biasi quindi il prossimo CT della nazionale? In questo momento credo proprio di sì, perché Marcello Lippi è diventato il coordinatore delle nazionali, delle altre nazionali a Coverciano, per cui è uscito dal giro delle possibili direzioni tecniche. Montella, che non vuole restare a Genova, piace tantissimo al Milan, che non sa più a che santo votarsi, perché prima Mihajlovic, poi Brocchi hanno fatto più disastri che robe buone. Berlusconi non sa più a che santo votarsi per non perdere dei soldi. Mancini non sa più a che santo votarsi per trovare uno al quale far buttare via dei soldi come ha fatto fare finora, perché se cambiano i chiari di luna all'Inter non si compra ma si vende, perché Mancini non si diverte. È tutta una situazione alla Fiorentina, se davvero Sosa sembra affascinato da un ritorno in patria, sponda Porto, dove ci sono parecchi soldi, si apre l'era Mazzarri, che le voci dicono aver già firmato un biennale a 1,5 milioni. È tutto questo gran casino che succederà. C'è più un casino per gli allenatori che per i calciatori. Assolutamente, e vedrai il valzer dei direttori sportivi. Eh beh sì, quello è stato già preannunciato, sì, effettivamente. Corvino che torna a Firenze, Sabatini che va a Bologna, a Roma non si sa chi ci va, ma forse Baldini che potrebbe venire a Firenze al posto di Corvino, che potrebbe andare a Roma. È più che un valzer, è una gavotta. Vabbè Giorgio, io ti saluto e ti ringrazio, ci sentiamo sabato mattina.
Ciao. Ciao, buona giornata e buon lavoro a Giorgio Micheletti. Allora, Fabrizio mi è stato detto che, insomma, era così a recuperare sonno. E allora, siamo arrivati al momento della pubblicità. Sponsor, qualche minuto e ritorniamo in studio per continuare questa nostra puntata di Amore Azzurro. State ascoltando? Amore Azzurro, il sabato dalle 11 alle 12.30 e il mercoledì dalle 17 alle 18. Il programma è offerto dalla pasticceria Mignone, in piazza Cavour 145, Napoli. Mignone rende più dolce la vita. Zampa Viaggi, l'impronta dei tuoi viaggi. Zampa Viaggi è a Napoli, in Viale Farnese 25. zampaviaggi@gmail.com. Palazzo Rosenthal, hotel e ricevimenti a tre case. E per concludere il pranzo c'è bisogno di un buon dolce per deliziare i nostri ospiti. Allora vieni con me, conosco il posto giusto. Pasticceria Mignone. Trovi un vasto assortimento di pasticceria mignon tradizionale e tanti dolci innovativi. Pasticceria Mignone, per dolci classici napoletani, pastiere, babà, sfogliatelle e anche dolci di ricorrenza, quali panettoni e colombe. Mignone è anche cioccolateria artigianale e trovi oltre 50 diversi tipi di torrone. Pasticceria Mignone, piazza Cavour 145, Napoli. Telefono 081 29 30 74. Pasticceria Mignon. Mignone. Sei in cerca di un soggiorno relax? Vuoi visitare le più belle capitali europee? Vuoi organizzare il tuo viaggio di nozze? Zampa Viaggi. Organizziamo la tua vacanza, il tuo viaggio nei minimi dettagli, con offerte e sconti eccezionali. Zampa Viaggi è anche viaggi di fede, liste regalo e nozze, e ancora biglietteria per teatro, concerti ed eventi sportivi. Zampa Viaggi è a Napoli, in Viale Farnese 25. Telefono 081 188 60 945. Per info zampaviaggi@gmail.com oppure visita la nostra pagina Facebook. Zampa Viaggi, l'impronta dei tuoi viaggi. Le emozioni più belle sono quelle che non hai ancora vissuto. Il piacere di organizzare la tua festa, immaginando la gioia degli invitati in un luogo che sa toglierti il fiato con la sua eleganza, il suo panorama, il suo stile unico. Per rendere speciale la tua cerimonia, hai mille cose da scegliere, ma una sola certezza. Palazzo Rosenthal. Inizia a sognare. A tre case e su www.palazzorosenthal.com. 081 537 0531. Amore Azzurro. Il programma è offerto dalla pasticceria Mignone, in piazza Cavour 145, Napoli. Mignone rende più dolce la vita. Zampa Viaggi, l'impronta dei tuoi viaggi. Zampa Viaggi è a Napoli, in Viale Farnese 25. zampaviaggi@gmail.com. Palazzo Rosenthal, hotel e ricevimenti a tre case. Conduce in studio Lello Delgro, con Claudio Zelli e la partecipazione straordinaria di Giorgio Micheletti. Bene, rieccoci di nuovo in studio per continuare questa nostra puntata di Amore Azzurro. Prima di passare al prossimo ospite, vi leggo una notizia. Dopo un po' di riflessione e tanti anni di calcio, ho pensato che domenica sarà la mia ultima partita da giocatore professionista. Questa volta il gol non c'è e rimane un po' di delusione. Luca Toni ha deciso con un bel po' di inevitabile dolore nel cuore, per chi si era abituato a stupire tutti, ma adesso proprio non ce la fa più. È qualche settimana che ci penso, ha detto: non sono state settimane facili, al Bentegodi contro la Juve sarà la mia ultima partita. 323 tra gol nazionale, 156 in Serie A, ha vinto il capocannoniere in Serie B, Bundesliga, 2 in Serie A ed ha vinto anche un mondiale facendo parte della spedizione con Lippi. E ringrazio di essere con noi Bruno Pizzul. Ciao Bruno, buonasera. Ciao ragazzi, buonasera, come andiamo? Bene, grazie di essere con noi come al solito. Tu come stai, bene? Sì. Sono in Friuli qualche giorno a visitare qua gli amici friulani che sono preoccupatissimi per l'Udinese. L'Udinese che ci ha fatto quel bel regalo qualche settimana fa. Pensa tu, quando ha battuto il Napoli, ha battuto la Fiorentina, si sono sentiti salvi e adesso invece sono inguaiati. Sì, è così. Stranissimo il caso. Vabbè, De Canio potesse farci lo scherzetto lo sapevamo, perché aveva studiato il Napoli. Stando qui sorvegliati, sì, no? Sì, lui abita lì a Cosa, no? No, ma tra l'altro ha fatto
stato il commentatore per alcune televisioni qui a Napoli fino a poco prima di accettare l'incarico dall'Udinese, e quindi conosceva a menadito il Napoli, commentava e studiava tutti i movimenti. Vatti a fidare degli amici. Bruno, veniamo a questo campionato che, se per ciò che riguarda la testa è stato deciso, insomma la Juve ha vinto il suo quinto scudetto, per ciò che riguarda tutti gli altri diciamo così cose che si devono ancora decidere, secondo, terzo posto, Europa League e chi va in Serie B a fare compagnia al Verona, ancora non si è deciso nulla. Un campionato comunque avvincente, insomma, e di questo penso che l'Italia debba ringraziare anche un po' il Napoli. Che ne pensi? Ma sicuramente, no? La Juventus poi è riuscita a inanellare quella serie incredibile di partite con un solo pareggio, tutte vittorie, che l'hanno proiettata verso il quinto scudetto. Però l'intera stagione è stata caratterizzata da questo stato di incertezza che per ora si è risolto soltanto per quanto riguarda la questione scudetto. Per il resto, a 180 minuti dalla fine, ci sono ancora, come dicevi tu, tutte le questioni aperte, a cominciare dal secondo o terzo posto che valgono la Champions League, ma che hanno una buona differenza, no? Perché sai, dover partecipare al turno preliminare è sempre un problema. E poi c'è la questione dell'Europa League, anche lì con il Sassuolo che sta facendo delle cose incredibili, e il Milan che rischia di restare fuori anche dall'Europa League. E poi laggiù in fondo veramente può succedere ancora di tutto, quindi è un campionato che, se non sempre sul piano squisitamente estetico e spettacolare, è stato all'altezza delle situazioni, ha riscattato proprio per l'interesse che ha suscitato lungo l'intero arco stagionale questa altalenanza anche di risultati e di prestazioni delle varie squadre. Io credo di poter dire che, anche se manca appunto ancora qualche partita, un paio di partite alla fine dello del campionato, ci sia già la possibilità di formulare alcuni giudizi di valore su quello che è stato l'andamento stagionale. Sì. E siccome ci lamentiamo spesso che il nostro è un calcio poco spettacolare e via dicendo, va sottolineato invece il fatto che almeno a tratti ci sono state delle squadre che hanno regalato scampoli di gioco di alta spettacolarità, e in quest'ottica il Napoli veramente ci ha regalato e continua a regalarci delle partite veramente molto belle, godibili anche per chi ama il gioco del calcio, no? Sicuramente. La stessa Fiorentina ci ha fatto vedere di tanto in tanto delle belle partite, però con grande discontinuità, mentre il Napoli purtroppo poi è stato anche così castigato dall'esito della sfida diretta con la Juventus, che avrebbe potuto anche prendere un'altra piega, il risultato finale è stato quello lì, però avrebbe potuto benissimo, per quello che si è visto sul campo, finire in un altro modo. Però il secondo posto il Napoli adesso se lo deve blindare. Senti, a proposito appunto di questo scontro con la Roma, questo secondo posto da conquistare, tra Roma e Napoli, visto quello che è il calendario e visto soprattutto la condizione delle due squadre, chi credi riuscirà a spuntarla, considerando anche che comunque il Napoli ha due punti di vantaggio? Sì, ha due punti di vantaggio. Naturalmente sarà di fondamentale importanza la partita col Torino, che è una squadra da prendere con le molle. Bisogna stare attenti, ma d'altronde Sarri ha già capito molto bene quelli che sono i meccanismi anche tattici, oltre che psicologici, del nostro calcio. Il Napoli dovrà affrontare la partita con molta attenzione e circospezione, non cercando di vincerla immediatamente a tutti i costi, perché se al Torino regali spazi per il contropiede può castigarti, però queste cose le sa benissimo Sarri. È una partita che il Napoli deve cercare di vincere, ma armandosi di molta molta pazienza e cautelandosi bene alle spalle. Poi alla fine, con il potenziale d'attacco che ha e con Higuaín tornato a giocare, a far vedere quello che vale, io credo che il Napoli possa vincere a Torino. Dopodiché l'ultima dovrebbe essere scontata. Usiamo sempre il condizionale, certo, perché qua non si sa mai, no? Però effettivamente adesso l'ostacolo più grosso sembra quello di domenica prossima con il Torino, laddove invece la Roma deve anche andare a giocare a San Siro contro il Milan, che è un Milan, se vogliamo, in disarmo, ma sai,
e quando ci sono scontri di quel livello lì, anche tradizionali, storici, non è facile vincere a San Siro. Senti, quest'anno si sono vissute varie favole. C'è stata in Campania la favola del Benevento che arriva in Serie B per la prima volta, il Crotone che arriva per la prima volta in Serie A, ma la favola più bella probabilmente l'ha scritta Claudio Ranieri in Inghilterra con questo Leicester, è riuscito a vincere il campionato laddove colossi come i vari Manchester City e United, Liverpool, Arsenal, Chelsea sono venuti tutti quanti meno. È un qualcosa di incredibile. È una qualcosa di incredibile, di straordinario, difatti se ne è parlato e se ne parla tuttora in tutto il mondo, perché è veramente qualcosa di assolutamente inatteso, tant'è vero che qualcuno si è addirittura arricchito, ecco, con le quote che vengono date alle scommesse, a 2000 veniva data la vittoria dell'Leicester, no? Vittoria poi ottenuta addirittura con due turni di anticipo sulla fine del campionato, trascinando all'entusiasmo una città che poi si è riconosciuta, no, in questa sua spada di calcio, pur avendo tradizioni sportive che forse sono più legate ad altre discipline sportive. È comunque importante a livello mondiale? Sì, sì, è veramente cosa incredibile. Ed è molto bello, facevo una riflessione l'altro giorno, no? Gioca in porta con il Leicester Schmeichel, che è il figlio di quello Schmeichel che era il portiere della Danimarca, che è la nazionale che ha fatto registrare un altro risultato incredibile e storico, no? La vittoria della Danimarca al campionato d'Europa, dove era stata chiamata perché era stata esclusa all'ultimo momento la Jugoslavia, e i giocatori della nazionale danese erano in giro per il mondo, in vacanza. In vacanza, sì, ricordo. Alle Seychelles, li hanno richiamati lì e hanno detto: cosa vuoi che facciano, poveretti? Ormai questi qua sono andati lì e hanno messo in fila tutti. Vuol dire che è nel DNA della famiglia Schmeichel, no? Fare queste cose incredibili. Sì, effettivamente, tra l'altro sta seguendo le orme del padre, forse si sta già comportando allo stesso livello, se non meglio, del padre, che è stato un grande portiere. Che è stato un grande portiere. Senti, io prima di salutarti voglio ricordare qualcosa che è accaduto 67 anni fa, ed è proprio riguarda la squadra contro la quale il Napoli giocherà domenica, la tragedia di Superga, dove persero la vita tutti i calciatori del Torino, che allora erano anche poi i calciatori della nazionale, tutto lo staff e tutti gli uomini dell'equipaggio. Che cosa rappresentò? Insomma, tu c'eri, eri un bambino, insomma, un ragazzino. Sì, era un bambino, era un ragazzino, ma era già un grande tifoso del Torino, perché era il Torino che vinceva Via dicendo. Che cosa rappresentò quella tragedia? Ricordo quella serata lì in maniera angosciosa, quando ci arrivò la notizia, veramente ci sembrava qualcosa di incredibile, anche perché per la nostra mentalità di ragazzini, quelli erano degli eroi che sembravano imbattibili, invincibili e via dicendo. E vedere che invece vederli scomparire così in una tragedia aerea fu veramente qualcosa di molto molto difficile, che poi segnò anche le sorti dell'intero calcio italiano. Infatti, perché quello era anche per 9 undicesimi, qualche volta addirittura 10 undicesimi, era la nazionale italiana di calcio, che quindi ha dovuto ritrovare una sua identità tattica e tecnica anche a livello di vertice, perché lì scomparvero quelli che erano effettivamente i migliori giocatori italiani. Bene, Bruno, io ti ringrazio di essere stato con noi questa serata. Ragazzi, ci sentiamo. Grazie di nuovo. Buona serata a Bruno Pizzul, voce storica, telecronista delle tante partite della Rai. E qualche giorno fa riascoltava anche la finale in cui il Napoli vinse la Coppa UEFA, insomma, allora Coppa UEFA, oggi Europa League, insomma, e allora il telecronista era Bruno Pizzul, insomma. Ah, che bei ricordi che sono quelli. Vabbè, speriamo di rivivere quelle emozioni allo stesso modo tra qualche tempo, forse al più presto possibile. Ma vediamo un attimino se riusciamo a metterci in contatto con il nostro prossimo ospite. Nel frattempo vi leggo una notizia: voci provenienti dall'Inghilterra riferiscono di un Antonio Conte prossimo allenatore del Chelsea, interessato a Gonzalo Higuain. Il Daily Mail parla di un affare da 42 milioni di sterline. Higuain, secondo il tabloid, sarebbe disposto a trasferirsi in Inghilterra, ma vorrebbe avere la certezza di non essere in ballottaggio con Diego Costa per una maglia da titolare. De Laurentiis, tuttavia, è stato chiaro: il pipita andrà
via solo se ci sarà un club disposto a pagare la clausola di 94 milioni di euro. E onestamente i 42 milioni di sterline non arrivano a fare 94 milioni di euro. Vabbè, mi devo sempre creare problemi, che ti devo dire. Leggo un'altra notizia, dunque. Levi Taylor, 24enne, questa molto, è una cosa molto curiosa. Levi Taylor, 24enne inglese tifoso dell'Ester sul carro del vincitore, c'era salito in tempi non sospetti, innamorato delle sue Foxes, aveva scommesso sull'impresa già ad inizio stagione. Diverse puntate, tutte per Ranieri ed i suoi ragazzi. Conquista della Premier League, piazzamento tra le prime 4 e tra le prime 6. Oggi Levi ha riscosso 26.500 sterline, pari a 33.000 euro, e potrà così coronare il suo sogno di andare a vivere con la sua fidanzata in una casa di cui può permettersi di pagare l'anticipo. Insomma, hanno fatto vincere un bel gruzzoletto a questo ragazzo, che si può finalmente permettere una casa, insomma, dare l'anticipo per prendere una casa. E allora stiamo ancora provando. Se ci siamo quasi, io non leggo altra notizia. Sì, ecco, vedo che siamo quasi pronti per andare in diretta. E allora, perfetto, abbiamo in linea il nostro ultimo ospite di questo pomeriggio, Gianfranco Lucariello. Ciao Gianfranco, buonasera. Ciao Lello, buonasera a tutti. Grazie come al solito di essere qui con noi, di aver accettato il nostro invito. Dunque, Gianfranco, ci sono solo due giornate al termine, c'è questo testa a testa con la Roma, abbiamo due punti di vantaggio, noi giochiamo con il Torino, loro con il Chievo in casa, l'altra domenica loro andranno a Milano contro il Milan, noi ospiteremo il Frosinone. Come vedi queste due partite, questo rush finale? Ma dico che la partita chiave è quella di domenica con il Torino, assolutamente, e lì che non bisogna fallire e ti deve aspettare una gara difficile, una gara importante. Certamente per loro il campionato, diciamo che teoricamente è finito, squadra da centro classifica, però sai, trovarsi di fronte al Napoli fa venire gli stimoli, la voglia di mettersi in evidenza e di chiudere poi davanti ai propri tifosi, mi riferisco a quelli del Toro, in maniera onorevole. Quindi aspettiamoci una partita tiratissima con i due allenatori che, almeno Venturo da un punto di vista tattico, è uno che ci sa fare, quindi troverà tutte le soluzioni possibili, le adotterà per mettere in difficoltà il Napoli, quindi ci dobbiamo aspettare una partita veramente delicata da cui può dipendere il secondo posto del Napoli. Senti, il Napoli che sta giocando bene di nuovo, gioca bene le sue partite, che però prende gol negli ultimi minuti. Da cosa può dipendere, secondo te? Da una questione fisica, da una questione mentale? Da cosa dipende? Abbiamo preso gol contro la Roma negli ultimi minuti, abbiamo preso un gol incredibile contro l'Atalanta negli ultimi minuti. Da cosa può dipendere questa cosa? Io direi che è una questione di insicurezza, di mentalità. Può essere la paura di vincere, la paura di, il timore di essere raggiunti e di rovinare un po' il campionato, comunque di grandissimo profilo, che ha fatto il Napoli. A livello psicologico si traduce appunto in un momento in cui la palla viene lasciata agli avversari, non riesce a governarla più, come è capitato magari per tutta la partita. Ecco perché la squadra deve ancora crescere in mentalità, soprattutto al di là di quelle che sono poi le valutazioni tecniche, i profili dei giocatori e soprattutto quelli per la prossima stagione, mi riferisco al nuovo progetto di potenziamento della squadra. Ecco, io proprio di questo ti volevo chiedere. Questa rosa secondo me va così confermata in blocco, così come sta, però chiaramente bisogna aggiungerci qualche nome, qualche calciatore importante in quei punti chiave della squadra, cioè un sostituto importante di Higuain, un paio di centrocampisti ed un forte difensore. Sei d'accordo con me oppure pensi che ci voglia qualcos'altro? Beh, linea di massima è così, oltretutto comunque è un secondo posto, terzo posto, tu vai in Champions e non è che ti puoi presentare con una squadra che va torno a beccare gol in Europa, devi fare bella figura, devi restare in Champions quanto più è possibile. Poi non dimentichiamo che bisogna dare battaglia in campionato. Io non condivido assolutamente quello che dice Sarri, e cioè che per 4-5 anni ancora il sistema andrà avanti così. Sì, Sarri ha qualcosa da dire, lo dicesse chiaramente, oppure non lo so,
se considerarlo un alibi per quello che non riuscirà a fare il Napoli nella prossima stagione o altro. Certamente Napoli è una città che sogna, magari vive pure di illusioni, però il calcio, o con la grande o con la piccola, si gioca per vincere. Bene, poi ogni tanto sta storia del fatturato, sta storia degli ingaggi, mi sembra di essere tornato al periodo di Mazzarri. Quando si gareggiava, andava, le cose non andavano proprio nel verso giusto, Mazzarri si presentava con le liste degli ingaggi, degli ingaggi di Juve, del Milan, del Napoli. Allora, se è una questione di fatturato e di ingaggi, voglio capire perché abbiamo perso con Sassuolo, perché abbiamo perso con l'Udinese, perché abbiamo pareggiato con qualche altra squadra, perché abbiamo perso a Bologna. Se è una questione di ingaggi e di fatturato, a Udine dovevamo dare noi 4 gol alla Juve, quindi è un discorso che non fa una grinta. Poi è inutile dire che Leicester in Inghilterra è primo perché là il calcio è di un'altra maniera. Lo sappiamo benissimo. Allora il sistema italiano, che esiste un sistema evidentemente, deve essere denunciato. Bisogna avere il coraggio, gli attributi per dire così non va, bisogna cambiare. Ma non lo fanno, buttano soltanto le paroline perfette e si sostituiscono degli altri per la prossima stagione. E su questo io non sono d'accordo. La città vive il calcio in prima persona, mi riferisco a Napoli. Certo. Saranno pure delle illusioni, ma la gente non vuole sapere niente, vuole che la squadra lotti per vincere, o Juve, o Inter, o Milan, o Sassuolo, o Carpi, questa è la legge del calcio, si gioca per vincere e non per stare in campo così e per subire. No, su questo sono perfettamente d'accordo. Come legge, appunto, in virtù di quello che stavi dicendo adesso, allora la favola dell'Leicester, che comunque con un fatturato sicuramente inferiore a quelli che sono i colossi inglesi, i vari Manchester City e United, Arsenal, Liverpool, Chelsea e chi più ne ha più ne metta, insomma, come si può spiegare allora, ecco, la vittoria di Ranieri con questi ragazzi che insomma insieme non riescono ad arrivare agli ingaggi dei tanti famosissimi calciatori che poi strapagati delle altre squadre? Guarda, noi viviamo un'altra realtà, non quella che dell'Ester, quindi non sappiamo lì le cose, però il risultato è sotto gli occhi di tutto il mondo. Questo significa che non è perché fai il fatturato milionario a mille o paghi gli ingaggi a dei grandissimi giocatori come vogliono loro, sei per forza prima in classifica. Questa è la dimostrazione che a vincere ci possono essere pure delle squadre. Addirittura l'Ester quest'anno si doveva salvare, era partito per, sì, per non retrocedere, quindi immaginate un po'. Assolutamente. Beh, Gianfranco, io come al solito ti ringrazio di essere stato con noi, buona serata, ci risentiamo alla prossima. Ciao, grazie a tutti, arrivederci. Grazie a te Gianfranco, buonasera, chiudiamo il collegamento con Gianfranco Lucariello, io vi leggo un'altra notizia, un altro paio di notizie e poi dopo chiudiamo con il nostro programma che il mercoledì, sapete, è più breve, dura giusto un'ora. Dunque, novità sul futuro di Gonzalo Higuain da France Football: secondo il settimanale francese anche il Paris Saint-Germain sarebbe sulle tracce dell'argentino, gli ottimi rapporti con la dirigenza del Napoli potrebbero favorirlo, ma per il patron Nasser Al-Khelaifi la richiesta di 94 milioni di euro sarebbe eccessiva, si cercherà uno sconto che De Laurenti difficilmente accorderà. Una notizia, non notizia. E allora, altra voce di mercato viene dal Marocco per il futuro di Omar El Kadouri. Secondo Article 19, il centrocampista azzurro sarebbe tentato da un trasferimento all'Atalanta, che già nei mesi scorsi si mostrò interessata alle sue prestazioni. Il buon rapporto tra il club potrebbe favorire l'operazione con l'ex Granata, che a 25 anni pare intenzionato a scegliere un club in grado di garantirgli un buon minutaggio e di conseguenza conservare il suo posto in nazionale. La Juventus non molla alla Padula. Ieri pomeriggio il Pescara ha giocato sul campo dell'Entella ed era presente anche il DS bianco-nero Paratici. Oltre all'attaccante capocannoniere del campionato cadetto, nel minino della Juve c'è anche Caprari. La brutta notizia invece è l'infortunio di Mandragora, già acquistato da bianconeri, che dovrà restare fuori per circa 3 mesi. E allora, il Chelsea continua il suo pressing su Rajan Angolani. Ieri sera il centrocampista ha partecipato ad un evento con i tifosi giallorossi per poi incontrare Antonio Conte attorno alle 23.30 al Grand Hotel. Il nuovo tecnico del Chelsea, che sostituirà Gus Hiddink,
Dopo Euro 2016 continua così il pressing su Nainggolan. Il club di Roman Abramovic, su richiesta dell'attuale commissario tecnico della Nazionale, non molla la presa per Raja, che è pronto ad offrire 36 milioni di euro alla Roma per un ingaggio di 6 milioni al giocatore. Bene, siamo giunti così al termine della nostra trasmissione. Ringrazio tutti voi che ci avete ascoltato sulle frequenze di Radio Amore e Radio Amore Migliorianni. Ringrazio i nostri ospiti, ringrazio Daniele Romano al di là del vetro. Non mi resta altro che salutarvi e darvi appuntamento a sabato mattina alle ore 11 per la prossima puntata di Amore Azzurro. Ferma neanche un attimo, è passato quasi un secolo, amore azzurro da bambino respirai, solo una radio si sentiva dentro i vicoli ed una lacrima bagnava un gol di Sivori. Raffreddava un piatto a tavola, ma incominciava già una favola. E sopra i muri i nostri eroi non perderanno mai. Non Maradona diventava il re di Napoli. Il re di Napoli. Quel giorno cominciammo a credere che nella vita si può vincere. È passato quasi un secolo. Amore azzurro, questa volta amore vincerà. Non muore mai. E batte il tempo azzurro dentro noi. Non si ferma neanche un attimo. Passato quasi un secolo. Amore Azzurro. Interviste, servizi e notizie sul nostro grande Napoli. Il campionato di Serie A, la Europa League, la Serie B e tanto altro. In onda il mercoledì alle 17 e il sabato alle 11. Naturalmente su Radio Amore. Il programma è stato offerto dalla pasticceria Mignone in piazza Cavour 145, Napoli. Mignone rende più dolce la vita. Zampa Viaggi, l'impronta dei tuoi viaggi. Zampa Viaggi a Napoli in Viale Farnese 25, zampaviaggi@gmail.com. Palazzo Rosenthal, hotel e ricevimenti a tre case.
E per concludere il pranzo c'è bisogno di un buon dolce per deliziare i nostri ospiti. Allora vieni con me, conosco il posto giusto. Pasticceria Mignone. Trovi un vasto assortimento di pasticceria mignon tradizionale e tanti dolci innovativi. Pasticceria Mignone, per dolci classici napoletani, pastiere, babà, sfogliatelle e anche dolci di ricorrenza, quali panettoni e colombe. Mignone è anche cioccolateria artigianale e trovi oltre 50 diversi tipi di torrone. Pasticceria Mignone, Piazza Cavour 145, Napoli. Telefono 081 29 30 74. Pasticceria Mignon. Mignone. Sei in cerca di un soggiorno relax? Vuoi visitare le più belle capitali europee? Vuoi organizzare il tuo viaggio di nozze? Zampa Viaggi! Organizziamo la tua vacanza, il tuo viaggio nei minimi dettagli, con offerte e sconti eccezionali. Zampa Viaggi è anche viaggi di fede, liste regalo e nozze, e ancora biglietteria per teatro, concerti ed eventi sportivi. Zampa Viaggi è a Napoli, in Viale Farnese 25. Telefono 081 188 60 945. Per info zampaviaggi@gmail.com oppure visita la nostra pagina Facebook. Zampa Viaggi, l'impronta dei tuoi viaggi. Le emozioni più belle sono quelle che non hai ancora vissuto. Il piacere di organizzare la tua festa, immaginando la gioia degli invitati in un luogo che sa toglierti il fiato con la sua eleganza, il suo panorama, il suo stile unico. Per rendere speciale la tua cerimonia, hai mille cose da scegliere, ma una sola certezza. Palazzo Rosenthal. Inizia a sognare. A Trecase e su www.palazzorosenthal.com.